Allora, buonasera a tutti, eccoci di nuovo insieme. E questa volta mi piacerebbe parlarvi di un articolo, in realtà è più un libro che un articolo, che mi è capitato recentemente sotto gli occhi e si intitola The Great Taking, in inglese La Grande Presa, in italiano, scritto da un certo David Rogers Webb, che è una persona che si è occupato di investimenti finanziari in grande stile e con grande successo per tutta la sua vita. Quindi una persona che ha gestito fondi di investimento, ha raccolto risparmio delle persone e in maniera professionale lo ha investito sui mercati per garantire ai suoi clienti un rendimento. E ciò che caratterizza il modo di operare di questa persona è uno studio scrupolosissimo di come funzionano le cose sui mercati finanziari, fin nei dettagli, fin in maniera maniacale, che è una cosa che in quel mondo viene fatta da pochissime persone. Normalmente, io ho vissuto in quel mondo della speculazione quando lavoravo in banca, no? E ho visto anche sale cambi di altre banche, anche le nostre filiali all'estero. Il modo sostanziale con cui la maggior parte delle persone decide se comprare o vendere e cosa comprare e vendere, lo fa leggendo report specializzati, annusando i rumors di mercato e speculando, che vuol dire riflettendo sulle informazioni a disposizione. Più strumenti tecnici, più o meno sofisticati, ma persone che studiano veramente profondamente come funziona il sistema. Ce ne sono veramente poche. Ecco, questo è una di quelle persone che ha fatto uno studio veramente approfondito e parte da lontano, racconta la storia della sua famiglia che con i nonni che vivevano al tempo della Grande Depressione e quello che è successo alla sua famiglia in conseguenza della Grande Depressione. E rivivendo da adulto e in un mondo che dove ha potuto attingere a certe informazioni, ha potuto ricostruire meglio quello che in passato è apparso come una tempesta arrivata dall'alto, che ha spazzato ricchezze e modi di vivere di mezzo mondo, perché poi dopo la Grande Depressione è arrivata la guerra mondiale e così via. Allora, informazione importantissima che io non conoscevo. Quando c'è stata la crisi sui mercati finanziari, quindi il crollo dei prezzi di borsa, questo ha provocato buchi nel bilancio di un'importante banca, di cui non ricordo il nome, ma non è rilevante. Ora, una banca centrale ha sempre gli strumenti per intervenire e salvare chi vuole, ma a suo tempo ha scelto di non farlo. E non solo ha scelto di non farlo, ma la Federal Reserve in quel tempo non ha immesso nel mercato liquidità sufficiente a tranquillizzare i mercati. Quindi ha lasciato che il panico prosciugasse la liquidità. Perché cosa succede nei momenti di crisi? Le persone si fermano, non fanno più niente fino a quando non hanno capito qualcosa. E se le persone si fermano, i prezzi matematicamente scendono, perché cominciano ad operare le persone più preoccupate delle proprie posizioni, quelli che non possono permettersi il lusso di perdere, e quelle fanno una cosa sola, vendono. Quindi se non arriva un sostegno, che le banche centrali possono sempre dare, come abbiamo imparato negli anni 90 e successivi, le crisi si avvitano. Quindi dopo il fallimento di questa prima banca, che poi non è mai un fallimento, ma si scorporano gli asset di questa banca, si cancella qualche cosa e si trasferisce qualche cos'altro. Poi vediamo come. La crisi si è estesa un po' a tutto il sistema bancario. Ora, a un certo punto, la Federal Reserve parla con il governo e dà un elenco di banche, dicendo queste sono da salvare, il resto no. E quindi è come se avesse scritto una lista di persone destinate a fallire, di soggetti finanziari destinati a fallire, ed altri no. Perché anche il governo ha la possibilità di intervenire, no? A sostenere le banche. Adesso questa cosa ci sembra un po'
strana, anche se in Italia si fa ancora, a suo tempo era normale che il governo, per risolvere crisi, intervenisse. Nel 2007 e nel 2008 il governo americano ha riversato centinaia di miliardi nel sistema bancario afflitto. Preso questi accordi, vengono fatte fallire un gran numero di banche. Che vuol dire fallire? Vuol dire che si prendono i debiti che le banche hanno nei confronti dei depositanti e si cancellano. Quindi chi ci ha rimesso è il depositante che ha depositato i propri soldi presso la banca che è fallita. Si prendono invece i prestiti e i mutui che quella banca ha erogato, magari alle stesse persone, e si trasferiscono a un'altra banca, una di quelle che appartengono all'elenco delle banche che sono state salvate. Chiaramente le banche sistemiche, le banche più grosse, dove sistemico vuol dire semplicemente che fai parte di un gruppo che si accorda su cosa, su come agire. Quindi, con gli interventi della Fed e del governo, è stato scelto di cancellare una grossa serie di debiti che il sistema finanziario aveva nei confronti della popolazione, nei confronti dei risparmiatori, magari nei confronti anche di aziende che depositavano la propria liquidità presso le banche sbagliate. Allo stesso tempo, prendi una persona che aveva un mutuo, il mutuo è rimasto, è stato semplicemente trasferito a un altro soggetto, ma aveva anche una disponibilità che gli è stata cancellata. Quella persona non è più in grado di ripagare il mutuo e in America, in maniera molto semplice, gli tolgono la casa. E questo è successo con le case, è successo con le aziende, è successo con oggetti di valore. Ok. Dopodiché si fa il Glass-Steagall Act, si separa la finanza dall'economia reale, banche che fanno depositi e prestiti dalle banche che fanno finanza. Si chiude la stalla quando i buoi sono scappati e così via. Ma negli anni 70-80 si ricomincia da capo, rinasce la finanza e siamo nel pieno di una bolla speculativa con 300 mila miliardi di debiti che noi immaginiamo quando sentiamo dire una cosa del genere, 300 mila miliardi di debiti, siccome abbiamo senso di colpa, ma saranno il nostro mutuo, il nostro debito pubblico? No, nei 300 mila miliardi la gran parte sono i debiti del sistema finanziario nei confronti della società civile. Faccio un esempio banale. Noi in Italia abbiamo 2.800 miliardi di debito pubblico, più i mutui delle persone fisiche, ma le sole famiglie e le imprese hanno una liquidità, quindi un risparmio depositato presso il sistema finanziario di 5.000 miliardi, quindi quasi il doppio. Ora, tu immagina se si verificasse una cosa simile a quella che si è verificata a suo tempo. Resta il debito pubblico, restano i mutui, ma spariscono 5.000 miliardi dei risparmi delle famiglie italiane. È chiaro che a quel punto ti tolgono anche le mutande. Ora, la maggior parte di questi soldi, dei 5.000 miliardi, magari ci concentriamo su quelli così solleviamo l'attenzione. In parte sono letteralmente depositi bancari, a vista o a scadenza breve, migliaia, 1.500 miliardi. Buona parte sono titoli o investimenti di natura finanziaria. Ora, se io compro un titolo, penso che sia mio. Se mi guadagno una banconota e ce l'ho in mano, è sicuramente mia. Se la deposito in banca, non è più mia. C'ho un credito nei confronti della banca. In realtà, per il titolo c'è direttamente questo passaggio. Il titolo, anche se l'ho comprato, non è depositato neanche presso la banca, perché la banca a sua volta lo deposita presso un depositario. In più, i vari depositari hanno messo in piedi sistemi di clearing per garantire che quando un titolo si sposta da una banca che l'ha comprato per servire un proprio cliente a un'altra banca che l'ha venduto per conto di un proprio cliente, i titoli si compensano fra di loro e si fa in modo che i pagamenti avvengano nella misura più sintetica possibile. Ora, questi intermediari che stanno in mezzo, che svolgono queste funzioni, dicono: ok, bene,
Ma che succede se io pago per conto tuo e tu nel frattempo fallisci? Io voglio delle garanzie. E sai che c'è? Sai dove mi prendo le garanzie? Sui titoli. Tanto quelli sono depositati. Piccolo particolare, i titoli sarebbero miei e tuoi che originariamente li abbiamo comprati. Eppure la banca e gli intermediari in mezzo danno in garanzia qualcosa che non è loro, è nostro, ma la danno in garanzia in questi sistemi. E tu non hai idea di quanto sia stato fatto per armonizzare questa legislazione in tutto il mondo, per rendere legittimamente compatibile questa attività che in un mondo trasparente sarebbe definita appropriazione indebita. Mi approprio di qualcosa che è di qualcun altro, se non associazione a delinquere. Di titoli nel mondo ce ne sono, l'ordine di grandezza sono centinaia di migliaia di miliardi, quelli che rappresentano questi debiti. Ok. Rispetto a quanto è avvenuto con la Grande Depressione, oggi c'è questa aggravante qui. L'intero patrimonio dei titoli rischia di sparire in un caso di fallimento sistemico. Rischia di passare di proprietà. Quindi, quando sentiamo parlare di grande reset e ci sentiamo dire possono essere cancellati tutti i debiti, non avrete nulla e sarete felici, uno pensa che sarà cancellato il debito pubblico, pensa che sarà cancellato il suo mutuo, vabbè. Sarà sostituito con qualche cos'altro. No, signori, no, signori. Vengono cancellati esclusivamente i debiti che il sistema finanziario ha contratto nei confronti delle famiglie e delle imprese e i crediti che loro hanno nei confronti dei governi, delle aziende, delle famiglie saranno reclamati. E visto che non saremo in grado di pagarli perché ci sarà stato sottratto tutto l'attivo patrimoniale, e si prenderanno le cose. Le case, il patrimonio pubblico e privato, le aziende, i brevetti, tutto. Il senso di non avrete tutto è questo. E è veramente drammatico andare a leggere i particolari di quante energie, quanto tempo sono state impiegate nell'armonizzazione di questa normativa per rendere legale una vera e propria truffa, una vera e propria truffa ai danni dell'umanità. Ora, a me piacerebbe tanto che tutto ciò fosse soltanto una visione complottista, ma per chi volesse documentarsi, può andare di persona su internet e cercare David Rogers Webb, il suo libro The Great Taking, che internet traduce anche facilmente in italiano, traduzione magari a volte leggermente approssimativa, ma molto chiara. Ed è un testo estremamente documentato, ricco di un'enorme bibliografia, ricco di collegamenti a documenti ufficiali. E io penso che di questa cosa, di cui certamente non ci parlano i telegiornali e le televisioni, sarebbe bene che le persone cominciassero a annusare, a rendersi conto. Perché sarebbe sufficiente fare esattamente il contrario. Sarebbe sufficiente fare esattamente il contrario. Il mondo potrebbe esplodere di gioia, di libertà, di possibilità. Cancelliamo i debiti che noi abbiamo nei confronti di un sistema finanziario che è diventato un'organizzazione criminale internazionale. Facciamo il contrario. Togliamogli il potere di giocare con queste cose, che sono cose serie. E noi torniamo a vivere. Ma dobbiamo capire e dobbiamo credere che queste cose stiano oggettivamente accadendo per poter scuoterci dal torpore nel quale siamo caduti. E con questa notizia vi saluto e ci aggiorniamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.